prima giornata di prove in Piazza Grande in vista della giostra di domenica prossima, edizione numero 135, come da estrazione delle carriere ha iniziato Porta Sant'Andrea, che ha fatto vedere anche un paio di 5, sono sembrati sereni Enrico Vedovini e Stefano Cherici, dopo insomma anche il post giostra di giugno. Intanto in queste ore, mentre si attende la decisione per Baby Doll, la magistratura si riunisce proprio in serata, Ezio Gori, rettore di Porta Santo Spirito, risponde al comunicato di ieri di Porta Crucifera in cui si accusava, citando una serie di episodi, il quartiere di forzare molto la mano ai regolamenti e all'istituzione giostra del Saracino. Ma questi qui sono, ora scusami il termine, posso dirlo, stronzate dette in maniera gratuita. E ora io non voglio dire, non voglio aggiungere altro, però un comunicato stampa in quel modo sarebbe anche impugnabile. Però ecco, noi non ci abbassiamo a questi livelli, prendiamo atto di quello che è scritto, lo leggiamo, ci facciamo una risata, si sa che sono chiacchiere da bar. Purtroppo questo comunicato è firmato dal consiglio direttivo, questo mi dispiace. Ecco, è segno che però, cioè, ovviamente dopo 4 vittorie consecutive c'è nervosismo, come lo leggete da parte di un quartiere, tra l'altro quello che è il più blasonato? Da parte nostra non c'è nervosismo, noi siamo, siamo assolutamente nervosi, no, capisco il loro stato d'animo che non riescono a sconfiggerci in piazza sotto l'aspetto tecnico, e questo me ne dispiace. Io ti posso dire quello che facciamo noi dal dopo la giostra di settembre, dal 5 settembre risiamo alle scuderie a lavorare con Martino, giostratore, cavalli. L'unico consiglio che si posso dare è magari intensificare gli allenamenti e magari guardare meno a casa degli altri, questo sì.